Il 13 marzo 2013, alla fine del conclave, il cardinal Claudio Humes sussurrò all'orecchio del neoeletto Papa Cardinal Bergoglio: «Ricordati dei poveri». Quella parola, poveri, è entrata nel cuore del Santo Padre, che così, pensando al poverello di Assisi, ha scelto di chiamarsi Francesco. Oggi vogliamo ripercorrere con questo musical la vita di San Francesco d'Assisi, il percorso che lo ha condotto ad innamorarsi di Gesù al punto da spogliarsi di tutti i beni materiali. Scopriremo il suo rapporto con la vita, la natura, il prossimo. Conosceremo i suoi fratelli e sorelle che lo hanno seguito in questa eccezionale esperienza. Saremo accompagnati dalla figura di Pietro Bernardone, padre di Francesco, un padre molto troppo umano per avere un figlio santo, un uomo che pur sbagliando fa ciò che crede sia meglio per il figlio, non riuscendo a comprendere come qualcuno possa basare la propria esistenza sull'amore disinteressato. Altri personaggi chiave sono la cenciosa del paese, attraverso la quale, tra pazzia alternata ad una sorta di saggezza coscienziosa, si riesce a intravedere la genuina bontà del popolo. Lo spettacolo è stato preparato dai giovani della parrocchia. Buona visione a tutti! Sono tuoi, mettiti la giubba di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. Eccoti le scarpe sulle piedi mi terrò. Dove è passato il nome che mi hai dato tu? Non dopo un verme non ti devo niente più. Ora ero soltanto un padre che si chiama Dio. Della strada, vagabondo sono io, col destino in tasca, ora il mondo è tutto mio. Ora sono un uomo perché libero sarò, ora sono ricco perché niente più vorrò. Nella sua bisancia pane, fame e poesia, fiori di speranza segneranno la mia via. E la stoppa? Dai, sta già lì. La stoppa, dai. Oh, è impazzito, è impazzito.
È impazzito sto figliolo mio, guarda che razza di figura che mi ha fatto fare, si è spogliato davanti a tutti quanti in piazza, guarda un po', che figura, oh, che state a fare, oh, no, e lascia sto, lascia, è tutta roba mia così, si la, apri sta manaccia, oh, guarda come stringe, tra stroncico, apri, ma che mi vuoi di lascia tutta nuda? Ma chi ce pensa a nudarti, scema? Questa me la regalate il vostro figliuolo. Ladro pure lui. E ladro ci sarete voi, e strozzinaccio. Faccio finta di non aver sentito. Faccio finta di non aver sentito. Via di qua, via di qua. Cenciose pure matte. Vado via, ma io non sono né matta né embriaca. Sputo. Anche sputi, eh? Anche sputi. Ciavatte scoverchiate del zozzo! Puzze ambulante d'Assisi che ve si sente da un chilometro quando arrivate! Che fine che fa la roba mia, le perle porci, anzi, alle porche! Ladro, ladro! Te sentivo dalla puzza che arrivavi! Ma che ne sanno loro? Che ne sanno loro di quanto sudore ci sta qua dentro? Che ne sanno? Sto velluto, capirai, andai in Francia a comprarlo, pensa un po'. Vacci da Assisi in Francia, che razza di viaggio, vedi quanti cambi dei cavalli devi da fa. E questa seta non la trovi più, una seta così. Mi ricordo questa seta, ce li dicai una giornata intera, un dire e molla dalla mattina alla sera. Poi alla fine mollarono perché mi ricordo che tirai tanto. E desta seta, sto ladrone del figliolo mio, sì, perché è un ladro, me l'ha rubata una pezza intera, sì signore, la pezza intera, per regalarla. Indovinate un po' chi l'ha regalata? Ai lebbrosi. Questa bella seta sulle pustole dei lebbrosi. E mica gliel'ha mandata, dice, oh, gliel'ha mandata, occhio non vede, seta non si spreca, no, gliel'ha portata lui, gliel'ha portata lui di persona, perché io posso arrivare a capire far del bene, oh, perché io non ho fatto del bene, ma sono stancato di farlo, manco lo faccio, non lo faccio più, perché non ho mandato scampoli, stracci, robaccia, tanta robaccia, lebrosare di coso, mi fa schifo pure, de foligno, mandarci de persona. Oh, dove siamo arrivati? Ma che stiamo a fare? Ma che siamo, impazziti? I lebrosi puzzano, tanto. Lui invece no, lui è indignato a andarci de persona. E dopo che li ha ben vestiti, ne ha scelto uno, sì signore, ne ha scelto uno. Sapete che ha fatto? L'ha baciato, sì signore, l'ha baciato. Questo è per me, come posso dire? Sibizionismo. Tutto attaccato, una parola francese nuova che arriverà in Italia da un momento all'altro. È una posa. Perché dico io baciare proprio un lebroso con tante razze e specie di malati gravi che ci stanno? Guarda che razza di rabbia che mi sta a venire a sto braccio. Ci stanno gli infartati, che ne ci stanno? I diabetici infartati, no, invece noi no. È indignato andare a baciare il lebroso. Perché dico io? Non baci uno con l'erbia strozzata, che dopo tutto è più pulito. No, lo è indignato, andare a baciare il lebroso. Perché lo conoscerò io, sto falso, spavaldo ipocrita. E anche colpa vostra, perché come dite voi, il lebroso fa notizia. Ce lo so. Verrà un giorno un pittore che metterà il fatto sui muri. Ecco, Francesco che bacia il lebroso. Certo, Francesco che bacia uno malato d'ernia non farebbe lo stesso effetto. Dice, che sta a fare Francesco in sto momento? E bacia l'ernia quello, e sai che sforzo. Ah, oh, sto impazzito, ma adesso ditemi voi. Che deve da fare un padre con un figliolo così? Che può fare? Che deve fare? Che deve da fare? Vedete quanti fa ci stanno da fare? Ci si metta lei, signore, no lei, quello vicino, voi avete studiato? Quello vicino a quello che, ci si metta lei nei miei panni.
No, non in questi panni, che ci stiamo a scambiare i panni, sei tanto ridicolo con lo sacco tuo addosso. Anche se da sto scambio dei panni potrei pretendere qualcosa di più illustre. Lei ha occhio e croce, c'ha l'aria, dico l'aria, senza offendersi. Io non essere nessuno. Mentre io qua sì, sono più grande. E non lo dico per vantarmi, per farlo sapere. Diamoci del tu, tanto io parlo, tu stai zitto. Dice, vado là, divento padre. All'inizio quasi a non mangiare. Poi a farti furbo, a lucrare. Sono arrivato persino a negare l'elemosina là davanti a bottega mia. Sì, lo so. Le cose che sono successe a me sono successe a te. Lo so. Sei un padre di famiglia come me e succederanno fino a quando ci sarà sta catena dei padri in figli e fino a quando questi figli non diventeranno padri, non lo capiranno. No, fammi dire, non parlami due se inzeppano le cose non si capisce niente. Per chi ti sacrifichi? Per un figlio, per chi lavori? Per un figlio, ecco la ricompensa. Te la sbatte in faccia adesso. C'è un altro padre adesso questo. Io volevo questo figliolo mio diventasse ricco, cavaliere, che non gli mancassero le donne, l'avventura, l'elmo piumato, mo mi cepisci. Scusatemi, non lo volevo dire. È che io vengo dal popolo, e proprio per questo volevo che sto figliolo mio se lo scordasse. Io volevo che nascesse e crescesse in un mondo di seta e di velluto. Oh! Pure una madre francese gli è presi, ma che deve da fa più un padre per un figlio? Proprio per questo, perché volevo che venisse su elegante, educato, carino, e che da giovinetto potesse cantare il provenzale sotto le finestre delle più grandi donnacce d'Assisi. E all'inizio c'è stato il gioco, l'ha cantato il provenzale, se linguacce mi dicono che è intonato, con me non si intona, io sono il padre, All'inizio c'è stato il gioco, la pappa buona gli è piaciuta. Poi un giorno torno a casa e mi trovo un figlio matto. Oh, è carne mia, è sangue mio. Ho fatto di tutto per farci pace. Cos'è che non ho fatto per farci pace? Ultimamente, per farci pace, che ho fatto? Gli ho menato. Sì, gli ho menato. Gli ho spaccato la faccia a cazzotti. E più gli menavo, e più pregava. E io gli menavo, e lui pregava. E io gli menavo, e lui pregava. E no, a casa mia comando io, comandano le botte, a casa mia non vince la preghiera. E mo basta, mo me so stufato. Mi sono stufato e lo denuncio, sì signore, lo denuncio, come ladro e come ribelle. Tanto che mi fa? Ormai la vergogna ci sta già. Francesco, coi miei compagni, fra Masseo e il frate Maggio, piedi scalzi, sempre in viaggio, sulla strada polverosa, poco pane, per mangiare, tanta terra, per dormire. Rondinelle del Signore, è uno zingaro il vostro cuore. E sulla strada, la strada stretta, polverosa, che porta in cielo, ogni cosa saremo senza. Se sorella provvidenza non venisse incontro a voi, perché siete di quelli che non hanno paura, perché siete di quelli che non vogliono niente, 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 e non comprate, e non vendete, e non prestate, e non riavete, perché voi soli siete certi che io ci sia, e seminate la speranza per la vita. E una fonte chiara non mancherà.
L'ho inteso io, la Chiara d'Offreduccio se fa monaca! E no, Chiara, quella che lui ci pendeva. Oddio, non c'è mai stato niente, ma come si dice, la mano sul fuoco? Insomma, appena saputo che lui si è fatto frate, l'ho inteso io, se fa monaca, ma non monaca come quelle altre. No, si è inventata un convento per conto suo. Lo diceva l'oste del gallo che gliel'aveva detto la serva del convento, che gliel'aveva detto, insomma, uno. Dice la gente che sono tutti e due matti. Lei, così bella e ricca, che io al posto suo avrei sposato un imperatore. Tutta colpa di Francesco, dice la gente. Dice che la malattia è contagiosa. Meno male che io matta ci son già, che se non ero matta mi facevo monaca anch'io. Così lui mi vedeva e mi diceva, poverina, si è fatta monaca per me. E lui piangeva e io piangevo. Ma io, che merito avrei a farmi monaca? Per aiutare i poveri, aiuto me. La notte mi copro e la mattina mi dico, buongiorno cenciosa, e mi voglio bene. Insomma, se fa monaca, e lo vado a dire a tutti, a tutti! Thank you.
Lo è sceso in terra e uccelli a proteghe di miei. Buongiorno piccoli fratelli, felicità della tribù di Dio. E volare, 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 noi siamo l'allegria. E volare, 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 leggero come parecchia. E volare, 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 che a fiume volerà. Na 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 neo, na 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 na. Aduta da su da da te. Na na neo, na 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 na. Aduta da su da da te. E come andarci tra di cieli, a tutti e passe il vado. Attraversate monti e valli, dite al mondo quello che dirò. E volare, 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 noi siamo l'allegria. E volare, 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 leggere poesia. E volare, 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 che a fiume volerà. E volare, 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 volare. E volare, 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 volare. E volare, 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 volare. Che a fiume volerà. Se non fasciano se ne vanno. Sti stupidi. Sempre a sporcare davanti a bottega mia stanno. Eh? È un po' di tempo che si è pieno di stuccellacci. Che ci avranno da spapazzà? Eh? Stupidi un'altra volta. Se ne chiappo uno, me lo mangio vivo. Andate a vedere. Tieni un po', cengiosa. Che mi stavi a dire prima là sulla salita dei San. De San ti ricordato tutti i santi sto paese? Sulla salita dei San, che poi va in discesa, mi stavi a dire, davanti a bottega tua c'è il tuo figliolo che sta. Tu a me prima, sulla salita, poi mi stavi a dire, davanti a bottega. Con calma, poi dice che uno, con calma, ammazza la gente. Dunque, tu prima a me mi stavi a dire, andare davanti a bottega tua c'è il figliolo tuo, che sta, allora, tu a me mi stavi a dire che lui, e quando un padre dice lui al proprio figliolo, la famiglia è un punto di cottura, mi stavi a dire che lui con gli uccelli ci parla? Sì, sì, l'ho inteso io. Merli, fringuelli, tordi. Le galline no. Come mi dispiace per le galline.
come faranno a falovi nei secoli a venire che non hanno potuto parlare col mio figliolo? È tignoso, vedi com'è? Con le galline non ci parla. Lui parla, ma è come se cinguettasse. Loro cinguettano, ma è come se parlassero. L'ho inteso io e io non sono né matta né imbriaca. Mi sta bene, mi sta bene. Lui ci parla e io me li mangio. E gli dice, fratelli. E io me li mangio. E io mi mangio i miei fratelli, sono un cannibale, che non ce lo sapevi? Sto attento a te, sto attento a te, un giorno l'altro ti do una sgranocchiata. Lo vuoi un cosciotto di fratello? No, perché ci avete sputato voi su e mi fate schifo. Senti in bolla, più là, va là, chi è che mi sta a parlare di schifo? Lo zozzo in persona, lontano dei cenciosi, che puzzi. Lontano, senti un po', senti un po', senti un po'. Da là, da vicino che mi ci fissi. Senti un po', senti un po', secondo te, il Papa li mangia i tordi? No, il Papa no! Che tazza di scema che devo incontrare ora di pranzo. Ah, il Papa no, te posso partire in braccio ogni volta che lo dici. Guarda, il Papa mangia i tordi a colazione, a pranzo e pure a cena. E voi che ne sapete? Chi ve l'ha detto a voi? Lascia sta. Saputo da Assisi e dintorni, sai che me l'ha detto? Ah, sai chi me l'ha detto? Me l'ha detto la logica. La conosci tu la logica? Eh no, se son matta. No, te la sbatto infatti. Non fa male, è logico che non fa male. Ma dico io, ma se sto figliolo mio va dicendo in giro che merli, fringuelli, pernici, pappafighi sono nostri fratelli, non va dicendo così? Eh? E il Papa che è il Papa, li mangia. Lui dà del cannibale al Papa, paro paro, E allora, è un ribelle, è un eretico. E allora che aspetta sta gente che comanda a qualsiasi, arrestarlo, a incatenarlo, E quanti altri danni deve ancora da fare sto figliolo mio, Oppure se c'ha ragione lui, veramente, i tordi sono nostri fratelli, no? Che aspettano allora di mettersi in corteo? Sti pernici e ste beccacce, perché non invadono San Pietro, sti pappafichi, e non buttano giù dal trono questo grande mangiatore di fratelli? Ma che sto a dire? Che sto a dire? Che non ci capisco più niente. Neanche io. Questa che razza di novità la tua. Oh. Questo figliolo mio, questo figliolo mio che non torna più a casa, io non so più che fa, non so più che fa. Fratelli, va dicendo tutti i fratelli, tranne io e quella povera donna di sua madre di là che piange in francese. Ma voi le volete bene a vostra moglie? Che razza di domanda mi fai? Certo che io voglio bene, che prendi moglie per volergli male? Però, pure su sto punto, lui dice una cosa e ci insiste. Dice che il bene è un'altra cosa. Ma allora il bene cos'ha? Io non so trovare bene le parole, ma tanto tu sei scema. E che ne frega, lascia stare. Ma allora il bene cos'ha? Posso dire amori a tutti, posso dire amori a Dio, ma non posso più dire amore mio a te. Perché mio non è più niente, è un amore mio, non c'è. E non posso più dirti amore mio, perché
l'avessi, sarei ricco più di un re. Dai tutto a lei, a me nulla dai, perché, perché. Chiara, chiara, no, se ti avessi sarei ricco più di un re. Metti l'olio in un piatto cupo, metti l'aglio e la cetrosella e 4 caccole di pecorella, metti le unghie di montone, 7 foglie di crescione, guscio di noce, buccia di mela e lo stoppino di una candela. E una volta fatto questo inguento, sputa di notte contro vento dalla parte che il lupo viene, legati forte con le catene, metti l'olio in farina bianca, larga la tavola, stretta la panca. E una volta finita la pappa, se il lupo viene, tu piglia e scappa! Il lupo a cuffia sono solo io, agnelli e pacche tutto quanto mio. Se la foresta è il cibo non mi dà, io mangio carne d'uomo di città. Ah, io mi travesto come meglio posso, per ingannare cappuccetto rosso. Al mondo tutti sanno che non c'è un figlio di sana come me, come, come me. Ed eccolo qua l'agnellino di Dio. Agnellino a me. Beh! Il lupo cattivo che mangia la gente, che rimorso non sente mai di tutto quello che fa, ma che da adesso in poi più manseto di un agnello sarà. Certo colpa non ho se sono al mondo anch'io. Beh, cosa mangio se con niente mio?
la pace fai con la città. Vedrai che da mangiare ci sarà. Sì, però, 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 per via di questa brutta faccia la gente sempre mi darà la caccia. Ma se nel mondo più fiducia avrai, persino bello tu diventerai. E avrà il cielo, frate lupo, zampa in mano, frate, frate, frate lupo, piano piano ha lasciato la foresta. Bravo Francesco! Oh, e lasciami! E lasciami! E lascia sta! Oh, sti frati di un dito si pigliano tutte le braccia, eh! E andate a attaccare sulle corde del campanile vostro! Oh! Oh! Oh, aprite l'occhio, eh! Aprite l'occhi, eh? Ma che siete ragazzini così piccoli? Pure più piccoli? Non deve finire a Brecciarella, eh? Queste sono favole, nient'altro che favole, sì. Din din don, vaffa din din don a un lupo. Vedi che razza di mozzicotto che ti rimedi, eh? Se Sor Campana suona, il lupo della sbrana. Dice scusami sorella, che ti digerisco con calma. Oh, ma se poi sentite più grosse, eh? Eh? Lupi pinditi. Che? Oh, che sono sti lupi pinditi? Ne voglio chiamare uno. Lupo pindito! Senti che coro di pecore sbranate che ti risponde. Oh, sono favole, nient'altro che favole. Lupi pinditi. E portatemelo qua. Portatemelo qua, lupo pindito. Voglio vedere per curiosità, così. Per curiosità, voglio vedere, eh? Se al posto delle zanne gli sono usciti i boccioli di rosa, eh? Lupo di Gubbio, levami sto dubbio. Oh. Ma insomma, ma se io che sono il padre, vengo qua, in piazza, a dirmi che sto figliolo mio si è impazzito, ma se deve da credere. Io non ce lo so come è impazzito, ma mi sta facendo impazzire pure a me, sono notti che non dormo. Chi dorme più la notte? Come fa a dormire? Tutta la notte così? Nel letto, a pensare. E come ci sarà impazzito sto figliolo mio? E come ci sarà impazzito sto figliolo mio? E come? Che la mattina ti svegli con un muscolo. Oh! Ma vedi che fu? Vedi che poi di notte ti vengono le idee. Ecco com'è impazzito. Lo drogarono. Sì, signore, lo drogarono. Quando fu fatto prigioniero là a Perugia, ecco che fu, lo drogarono. Anzi no, no, non lo drogarono. Vedi, eh? A ragionare, gli fecero la fattura. Sì signore, la fattura, che è pure peggio della drogatura, no? La fattura, gliel'hanno fatta, eh?
questi invidiosi, di mercanti di Assisi, loro e quelle vecchie, leggere, sdentate delle loro mogli che gli sgocciolano il naso, è un po' di notte che qua Assisi, con sto sgucciolio, c'è l'umidità che ti indurcina l'os, sgocciolone d'Assisi, facciatevi! Io, amico mio, dove sei? Ma ti sposti sempre? Non ti spostare, logate in un posto, perché se ci perdiamo di vista noi altri padri, questi figli ci saltano addosso, Devi sapere che sto ladrone del figliolo mio. Prima che diventasse ladro, ma pure dopo, la notte, parlava, tutta la notte, parlava. La mattina aprivi la porta, usciva solo lui. Sono mai riuscito a capire con chi ci tentaccio parlasse. Mai. La sera, io e quella santa donna di sua madre, dietro l'uscio, la sentì. Se sentì, lui faceva le domande, grosse. Le risposte dovevano essere altrettanto grosse, perché mio figliolo è intelligente. Se sentiva la domanda, non si sentiva la risposta, dagli una zeppata di recchia vicino alla porta. Un'altra domanda... Non si sentiva la risposta? Dagli un'altra inzeppata di recchia vicino alla porta. Insomma, gli avevamo fatto una conchetta, ma ti ho fatto un po' di mischietta. Per capirci, amico mio, facile, per capirci. Era come se a stu secolo, ci fosse stato sto vostro telefono. E siccome all'epoca mia, s'accidentaccio del telefono, ancora per fortuna, non esiste, ti dico che non esisteva, se a fare una figura con le orecchie fino a noccio con le porte di cascia, non esisteva, no. E allora, la mattina aprivi la porta, usciva solo lui, con chi parlavo? Con la muffa? Con gli spiriti? Chi è che mi aiuta a me a riportarla a casa, sto figliolo mio, adesso? Io questo vorrei sapere, chi è che mi dà una mano? In cielo stai, che tutto vedi e nulla sai. Luna là, che sui confini nostri vai, e fronti e Oh,
pace. La bianca pace così sia per questa umanità. Fermiamo 5 minuti 5 per una breve pausa. Trasformarle bene. Scrivi che
No, Arduì, lascia perdere. Lascia perdere, Arduì. Lascia sta. Pensa ai figlioli tuoi piuttosto, che tanto risparmi, tanto guadambi. Lascia perdere, stai invecchì. Fino in qua, fino a quanto in Francia ce vado io, i prezzi delle stoffe li faccio io. Lascia perdere, lascia perdere. Ecco qua. Poi dice che Bernardone si arrabbia, brontola sempre, e che nessuno sta al posto suo. Nessuno fa quello che deve da fa. Guardate questo. Mi deve portare 5 sacchetti di soldi che è l'incasso di 5 giornate. Me ne porta sempre 4. Gli è presa la scordarella del quinto. E ma anche a questo, prima o poi, con calma, senza fargli male, lo ammazzo. Vieni un po' qua. Vieni. Tu non devi aspettare che il fischio per arrivare. Tu lo devi intuire che ti sto chiamando. Oh, il tempo è denaro. Oh, senti un po'. Allora, può darsi pure che mi sbaglio, eh? Se possono fare i conti di 5 giornate di incasso con 4 mucchietti, 1, 2, 3 e 4. Il quinto giorno che ho incassato l'aria, eh? Caccia? Caccia? Ah, ti sei arrambigliato. E c'hai i gomiti fatti a rampini, c'hai gli uncini, c'hai. Eccolo qua, eccolo qua. Ladro! Eccolo qua, eccolo qua. Vai via, ladro. Via! Via. Eccolo qua. E com'è qua? Qua ne manca uno. Amico mio, bisogna passarci sulle cose. Dovete da sapere che il modo per fare i soldi sono tre. Chiedere, lavorare e rubare. O dico chiedere, e te stai chiedendo, là una giornata intera con la mano così che ti viene una paralisi, la gente ti ci cammina sopra, manco te ne accorgi. Lavorare, lavorare frutta qualcosina, lavorare sì, frutta qualcosina. Ma rubare, rubare, peggio di tutto. Peggio di tutti, ci stanno i poveri che lavorano. I poveri, non li posso manco sentire nominare i poveri. Come sento i poveri mi piglia un bruciore del stomaco che mi dura 2 settimane e passa. Non è che mi passa, dopo 2 settimane mi passa, mi scavalca. I poveri, spendaccioni. Quello che spende un povero non si è mai saputo. Chi te la fa sta ambasciata? Il povero per tutto quello che vede, tutto, semi di zucca, castagne secche, nelle fiere, il povero è capace di comprarsi pure le frittelle. Sì, sì, l'ho visto io. Ingordi e golosi, golosi e ingordi, che un povero per gola è capace di mangiarsi un buco con le corna e manco se ne accorge se non glielo dici, che quando lo incontri per strada gli dice che c'hai, povero, che cammini tutto storto. E mi picca. E ci credo te sei mangiata le corna, scansale, no? Io, amico mio, lo stai? Io i semi di zucca non li ho mai comprati. Mai, mai. Sai perché? Ricco, ricco, non è chi guadagna tanto, ma chi non spende niente di niente di niente. Questo è di... Avarizia? Non so manco come si scrive sta parola, avarizia. No, amico mio, questo è il risparmio. Il risparmio è il primo guadagno, che non ce lo sapevi? Puntatelo, segnatelo. Sai che sto facendo io per te, amico mio? Sto cominciando a preparare una civiltà. Me lo saprai dire tra 800 anni. Poi vediamo. Oh, bravo, non devi aspettare che ti chiamo, bravo. Oh, vieni qua, vieni qua. E ti do una bella moneta. Allora. Fermate, questo è troppo grosso. Fermate. Ingordo. Ve lo faccio da ingordo. Te si vede dall'occhio. Ce n'era una più piccola. Amico mio, quando le cose piccole si mettono vicino a quelle grandi, gli danno una confidenza.
Ecco qua, mi sono incastrato. Vai a fare del bene, eh? Mi sono incastrato. Posso andare in giro mo con sta mozzarella marrone? Con quello che c'ho da fare? Eccola qua. Più piccolo di questa che c'è sta. L'aria? To. Per i semi di zucca. Vai, dopo te vengo a controllare i rampini che c'hai. Sto ladrone. Amico mio, ti voglio dire una cosa. C'è una cosa che mi martella in testa, che non riesco a capire. Io lo vorrei chiedere a quelli che ci hanno studiato queste cose, se me la sanno spiegare. Io vorrei sapere che gusto ci sia a essere poveri. E a insistere a essere poveri, sti stupidi. Avete visto la cenciosa? Che avete visto la cenciosa? Che avete visto la cenciosa? È un po' di tempo che questa la sto a cercare, mi fa girare mezza Assisi. Là? Eccola là. È un po' di tempo che si mette su quella salitella là. I gusti sono gusti. Lei ce l'ha in salita. Guarda un po' che ti ho portato. Ammazza che fame, guarda che occhi. Guarda un po', per te. Il pane! L'ha riconosciuto. Brava, quello è il pane. Ti piace il pane? Mi piace sì!
ti piace, sto contento. Non te puoi immaginare come sono contento, eh? Ma senti un po', così per curiosità, Contamole un po' ste cose che ti piacciono, oltre al pane, cos'altro ti piace? Contamole. Mi piace. Il pane! Mazza che razza di campo, di scelta che c'hai! Va dalla crosta alla mollica, dalla mollica alla crosta! Per forza, è scema. Perché le sceme sono sceme? Vedi? Che razza di domande sceme mi fai? Perché le sceme sono sceme? Senti un po', vieni un po' qua. Avvicinati che per me è un momentaccio. Senti un po', ma a te ti capita di vederlo mangiare sto figliolo mio qualche volta? Dimmi. E che mangia sto figliolo mio? Che non lo vedo più, non so più che fa. Che mangia? Più di tutto. Il pane! Mi figlio, gli piace il pane? Ma che mi stai a dire? Mazza che razza dei cambiamenti che ti fanno i figli. Io me lo ricordo piccolo così, che mangiava pasticci parigini, faraone farcite. Ma tu che sei il padre, manco ce lo sai queste cose. Senti un po', cenciosa. Tu a me, ne vedi? Tu a me, dopo morto, Dove mi manderesti? Fermate, presciolosa! Mazza che furia che c'hai, oh! Aspetta un momentino, Tra la domanda e la risposta, pigliete un attimo de sosta, Perché dopo tutto, sono un buon cristiano anch'io, no? Voglio dire, t'ho dato o non t'ho dato il pane? Oh, e rispondi, fammi una muffa alle orecchie. T'ho dato il pane. Oh, allora, tu, a me, dopo morto, dove mi manderesti? All'inferno! E perché? Perché mi sei troppo. E che vuol dire? Allora, mettete in caso che andate in paradiso. Cadete subito giù, tanto vai andarci subito. Hai capito, amico mio? Hai capito? Mi vuole fare risparmiare un viaggio. Hai capito? Io che sono ricco, devo andare subito all'inferno. Lei che è una cenciosa, deve andare in paradiso. No, io non vado da nessuna parte. Mi sta bene. Sto tanto bene qui, chi me lo fa fa? Mi sta bene, t'ho detto. Ma sta attento a te, E poi a me. Sta attento a te. Che un giorno o l'altro dove ti incontro, ma sì, ci sono una scarica di mazzate che il rumore si deve sentire fino a San... Che stai a fa? Oh! Che stai a fa? Oh! Perché lo buduli sto pane? Che è sta budulata che gli stai a da? Che fai, non lo mangi? No! Perché? Perché lo porto a lui! Ma che mi stai a dire? Sto tozzo di pane duro? Tu lo porti a mio figlio? Eh no. E questo non la volevo sentire. Questo figliolo mio, gli manca pure il pane. Perché se deve finire così tra genitori e figli? Gli manca il pane, sto figliolo mio, gli manca il pane. No, non la volevo sentire sta cosa. Non la volevo sentire. Senti un po', vieni qua, corri da lui, vai a dire, se c'ha bisogno di pane, io gliene posso mandare quanto ne vuole di pane, lui ce lo sa, a casa mia il pane si è sempre sprecato, quanto pane che si è sprecato a casa mia. No, e ci vuole il mio. Hai capito, amico mio? Più buono il pane che gli porta essa. Il pane di casa stanca, Il pane di casa non fa bene. Bisognava abituarli così da piccoli figli, dagli il pane e basta.
Troppe svogliature, troppe case davanti, troppe cose davanti all'occhio di sti figli, troppa abbondanza in certe case, in casa mia così come in tante altre case d'Assisi, troppa abbondanza. E questo che vuol dire? Questo che vuol dire? Questo vuol dire che i pasticci parigini, sono schiaffi, le faraone farcite, sono pugni in faccia a sti figli, che le accortezze di un padre verso i figli sono catene, si sentono incatenati in casa. Io non lo so, ma voglio un po' capire sti figli, voglio un po' capire. Bambini. E cieli turchini negli occhi tuoi pieni di semplicità. Semplicità. Sorella mia. Gemme, ora cento e zanni, fratello diavolo, ti dà il regalo, tutto quanto basta darmi l'anima, e avrete la felicità. Il potere con me, l'abbondanza con me, voluttà dolcissime con me. Semplicità, fare il tondo, semplicità, semplicità, che nulla chiede tutto da. Mai può fare per tentare te, sei inafferrabile, cercare di tentarti è tutto tempo perso, è così, 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 così. Vorrei pregare ma non so come si fa, è così, così, è così, così, dovrei saper pregare per pregarti di aver pietà. Diavoli mi spottano e ridono di me, perché con te mi scordo
rispondimi perché del mio più forte femmine con te diventa ansante, dell'oro e del potere a te non frega niente, così, 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 dovrei pregare ma non so come fare, e così, e così, così, dovrei saper pregare per pregarti di aver pietà. Diavolo, povero Belzebù, Belzebù, povero vecchio diavolo, diavolo, povero Belzebù, povero Belzebù, povero vecchio diavolo, diavolo, povero Belzebù, Belzebù, povero vecchio diavolo, diavolo, povero, 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 povero tu! Tra le pampine dell'orto c'era la zucca di un uomo morto e ho pensato, o belli o brutti, alla fine si muore tutti. E ho pensato, un giorno sei vivo e il giorno dopo la morte arriva. Io so scema e non conto niente, ma chissà che ne pensa la gente, ma io non lo so. Sulla luna degli occhi di Teschio.
Ma quando lui morì? Voi non eravate già morto? Ma che razza di domanda? Mi fai cascare le braccia. Che razza di domanda mi fai? Dico, mi vedi o non mi vedi? Mi vedi? Vieni un po' qua, che non c'è tanto tempo, E mo ti spiego come stanno le cose. Poi non dico non te l'ho detto, Guarda un po'. Guarda in quanti posti diversi sto io. Sto là, là, laggiù, là, là sopra, Signore, dico a lei, lei, che ce l'hai i figlioli? No, non voglio sapere quanti, ce l'hai i figlioli? Me basta, sei un padre come me. Vedi in quanti posti diversi sto io, cinciosa? Perché noi altri padri non moriamo mai, siamo sempre qua, presenti, a ragionare. Perché cos'altro vuoi che capisco un padre se non la ragione? La ragione. No, la poesia. La poesia. Che? Io non lo so, però è bella. La poesia è... Come le posso dire? Trovare le parole, no? Guarda. È come quelle nuvolette, li vedi? Che volano leggere, trasportate dal vento. Ma lontani da quei nuvoloni neri là, vedi? Quelli belli, grossi, neri, carichi di pioggia, che tanto bene fanno alla campagna. No, la poesia è come quelle nuvolette lì, vedi? Si imbellettano il viso, E si fanno portare via dal vento, lontano. Ma di acqua? Mai una goccia, mai una stilla, mai, mai, mai. Se tu ti estrai un momentino che ti giri da una parte, Un momentino, e subito dopo ti rigiri, e non ci sono più. Ma stavano lì un attimo fa, o no? Sì, ma sono le più belle. Ma le più belle di che? Di chi, Ma se non servono a niente, siete inutili, nuvolette rosa! Che tu c'hai ragione, Me lo devi dimostrare, con i dati alla mano, Come 2 più 2 fa 5. Oh, ma non fanno 4? Sì, fa 4. No, se no non conviene, sta ancora a 4 questa, per forza è scema. Ma se l'hanno fatto santo... Dopo l'hanno fatto santo. Questo è il problema. Vado un po' a capire che un figliolo matto che c'è per casa un domani te lo fanno santo. Vado un po' a induire una cosa così grossa. Che fa di speciale un figliolo santo dentro casa? Che fa? Vaglielo a dire a quel signore lassù, vedi? Vaglielo a dire. Quello è un padre come me. Quello magari c'ha un figliolo matto pure il suo, che magari è pure scappato di casa, chissà quante gliene ha fatte, quante gliene sta facendo, e devi vedere quante te ne farà. Vaglielo un po' a dire. Di che si sta a preoccupare, signore? Un domani il suo figliolo glielo faranno santo. Quello è un padre come me. Quello lì è un padre come me, che vuoi che gli dica al suo figliolo? Gli dice le stesse, identiche cose che gli dico io al mio. Che gli dice? Gli dice, vai a lavorare, vai a bottega, compra, vendi, guadagna. Oppure studia o trovati un impiego. Insomma, che gli dovevamo da dire a sti figlioli di sti tempi? Che gli vogliamo dire a sti figlioli, che gli vogliamo insegnare? Ma te lo dico io. Frega lo prossimo tuo prima che lui frega te. Sì, signore. Me l'ho detto, non me lo rimangio. Oh, che altro gli vuol dire a sti figlioli di sti tempi? Ma se l'hanno fatto santo e adesso lo sai, non sei contento? No che non sono contento. Sono contento. Te pare bello, Ha fatto il figliolo santo, te pare... No. Facile essere contento adesso che lo so. No. Dammi un punto di partenza. Dimmi, da sto punto, come padre devi essere contento. E no che non sono contento. Non sono contento, no. Perché sto figliolo mio, mentre io sto qua, da padre, a ragionare, sai che fa sto figliolo mio? E qua te faccio vedere. Sto figliolo mio canta. Quello fa. Lui canta.
Muovi. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante bello con grande splendore, di te immagine altissimo, altissimo Signore. Laudato si, mi Signore, per sola luna e le stelle, luminose e belle. Altissimo Signore. Diamo ancora un secondo seduti per i ringraziamenti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, cioè, buonasera. Grazie di essere stati con noi. Allora, chiamiamo uno per uno questi ragazzi che se lo sono sicuramente meritato. Cominciamo dai musicisti. Al violino Paolo.
Al violino Mara. Alla batteria Federico. Alla chitarra elettrica Jacopo. Alla chitarra acustica Gianluigi. Il coro Daniela, Federica, Francesco e Rebecca. Nella parte del capo arabo Liliana. La provvidenza e l'angelo Chiara. Il lupo e il diavolo Andrea. Frate Leone Vito. La cenciosa Serena. Un'altra cenciosa e la povertà Giulia. Pietro Bernardone, Fabrizio. Grande applauso. Lo ringraziamo anche per la regia teatrale, per le scene. Santa Chiara, Sara. E un grandissimo applauso a San Francesco, che da ieri è afono, ma ce l'ha fatto ugualmente benissimo. Francesco è tornato da Roma afono. Poi un ringraziamento agli adulti che ci hanno aiutato per il coro: Mario, Patrizia, Alessandro, Walter. E direzione del coro Simona. Dietro le quinte hanno aiutato per i costumi, le scene, il trucco Deborah e Carla. Per gli sfondi e le parole al coro Emanuele, ai computer. La voce narrante, vieni qua voce narrante. Il diacono Massimiliano. Vai, vieni, vieni, su. Poi ringraziamo per i costumi Antonella, che è la mamma di Gianluigi. Non so, ci starà la vacca, eccola. Attilio per il sipario. Luca per le riprese. E l'associazione sportiva GECO ASD per l'audio, le luci e i costumi. Tra l'altro lì ci sono all'entrata dei volantini che potete prendere se qualcuno di voi è interessato per attività di teatro o musical. E alla regia Luca. Grazie. E Dulcis in fondo, padre Raffaele. Allora, non si può dire soltanto Luca, bisogna dire Luca e Simona. Allora, venite, venite, per favore. Allora, questi due ragazzi sono arrivati qualche anno fa, due anni fa, quasi tre, nella nostra parrocchia. Si sono presentati subito dopo essere arrivati, se possiamo fare qualcosa, se possiamo dare una mano. E, ecco, oggi siamo arrivati qui, sicuramente sono stati un grande motore di questo evento, ma quello che forse più conta ancora è che la loro presenza, il loro aiuto, il loro contributo è quotidiano, quindi veramente con tutto il cuore il mio ringraziamento per voi, per quello che fate, per quello che avete fatto, per la gioia che avete regalato ai ragazzi. Loro qualche volta qui hanno dormito, o quasi.
E poi un ringraziamento speciale a tutti i genitori di questi ragazzi per la vostra pazienza, per il fatto che ci avete quasi regalato tante sere, tante prove, tante volte che avete fatto anche i tassisti, e quindi veramente noi abbiamo ammirato da lontano. Oggi, questa sera, è il momento giusto per ringraziare, visto anche la grande gioia, il grande entusiasmo, la grande bravura che, con cui hanno voluto anche ripagare sicuramente i vostri sforzi. Un po' questo tema era il leitmotiv anche del musical, il rapporto genitore-figlio. E certamente voi l'avete anche un po' messo in pratica, non solo questa sera, ma sicuramente in tante altre occasioni. Grazie ancora a Ramon, al service veramente molto professionale che ha messo anche in risalto tutto il lavoro che c'è stato, e a tutti voi ragazzi, grandi, piccoli, per quello che avete fatto. Grazie, grazie di cuore. E grazie a tutti voi per essere venuti, buona serata.